Effettivamente organizzare una festa a Trento è difficile anche per la burocrazia che c'è da fare questo. Abbiamo fatto una teca di domande, di richieste, all'ultimo momento c'è sempre qualcosa che non va bene, comunque tutto sommato adesso a livello amministrativo siamo riusciti a avere tutte le documentazioni, almeno pensiamo di averlo fatto, e quindi devo ringraziare anche i giovani, perché al momento qua non ci sono, forse è stata per colpa mia, perché come sempre all'ultimo momento mi sono dimenticato di chiamarli a questo tavolo. In effetti sabato sarebbe una giornata più dedicata a loro e la domenica dedicata a noi over 70. No, non più giovani, diciamo così. E quindi credo che senz'altro io devo ringraziare questo gruppo di giovani, un gruppo di senatori anche chiaramente, che ci ha aiutato, ci ha assistito. Abbiamo cercato di fare abbastanza pubblicità, nel senso con le modalità che abbiamo noi, facendo un gazebo, abbiamo fatto con la consigliera Bruna e io, e quindi abbiamo dato, insomma, abbiamo fatto come sappiamo fare noi alla gente, e anche cercando il confronto e anche il dialogo su questa manifestazione, e credo che ci siano i presupposti perché vada bene. Comunque, come ha detto il segretario, l'importante è che la Lega vada, oltre che a continuare a cercare di dire sicurezza in Piazza Grande, cercare di dare qualcosa di più, come può essere una manifestazione. Allora, non solo manifestazioni, diciamo, portate avanti dall'amministrazione comunale impegnata in questa battaglia di inclusione sociale, che noi magari non sempre siamo d'accordo, ma anche la Lega che riesce con le sue forze. Rendetevi conto che noi dobbiamo qualsiasi cosa, dobbiamo pagarla, non siamo sostenuti da nessun tipo di contributo, quindi è un onere abbastanza importante. Non solo, dicevo, le associazioni paracomunali e parasindicali di sinistra, ma anche la Lega ha voluto dimostrare che è capace di andare in Piazza Dante, dimostrare che con le nostre poche forze, anche, diciamo, riusciamo a fare una festa, e spero che questa festa dimostri che noi siamo territoriali e noi vogliamo assolutamente essere anche con questo vicino alla gente. Speriamo che la gente ci capisca e venga numerosa a questo nostro incontro. Grazie. Non ho parlato prima, naturalmente, oltre che essere una festa, insomma, in tutti i sensi, noi abbiamo voluto proprio fortemente mettere anche a livello di 3 incontri culturali, abbiamo cercato di organizzarli. Io spero che, insomma, anche per dare un contributo, una tavola rotonda sia il sabato che la domenica, una il sabato sull'Orso Bruno, insomma, perché ci abbiamo seguito segnalazione, perché il Mangone, insomma, si sta vedendo sempre più spesso e, insomma, non è simpatico trovarselo a faccia avanti e di fronte, come si dice. E quindi l'altro è le 2 battaglie della Lega sull'incenerimento del Sistema Prodetti, che, come avete visto anche il Consiglio Comunale, l'ultima variante del PRG, insomma, con ostentazione, con presupponenza, hanno voluto fare addirittura il ponte per essere più vicini, quindi un ponte con 19 milioni di posto, quindi cose pazzesche, insomma, per poter tutto andare vicino all'inceritore dei componenti. E poi l'ultimo è la comunità di Valle, voi sapete che stiamo assistendo al referendum, siamo a buon punto, credo che poi